Rieccoci, KPMG va male, è una multinazionale scesa in Calabria non per scelta dei calabresi ma perché è indicata dal Ministero della Salute, doveva sistemare i conti della Regione Calabria sul settore della sanità, preparare un piano di rientro, sistemare un po' di bilanci, roba da un anno di lavoro, 2 anni di lavoro e poi cedere il passo, e invece è qui ormai da 6 anni quasi e continua a fare incetta di appalti, continua ad avere nuovi incarichi blindati, percepisce decine di milioni di euro dalle esauste casse della Regione Calabria, e a monte di questo i conti, come sapete, non solo non sono migliorati ma in molti casi sono peggiorati. La KPMG è anche un'isola inesplorata, chiunque si avvicina non riesce ad avere né documentazione né indicazioni, parlano tutti male di questa dissennata gestione, e però poi scopriamo che mentre il governatore Mario Oliverio e altri anche autorevoli esponenti del PD puntano l'indice contro le malefatte della KPMG, il Dipartimento della Salute della Regione Calabria, quindi non il terribile Scura e il cattivo Urbani, ma gli uomini scelti dal governatore, il nuovo direttore generale Fattarella e compagni, alla KPMG conferiscono nuovi contratti e non revocano i vecchi e creano le basi perché KPMG in Calabria resti a rastrellare denaro chissà per quanti anni ancora. Pare che questa notizia stavolta ha fatto sobbalzare anche Mario Oliverio, che ha convocato una riunione urgente e ha chiesto soprattutto di vedere le carte. Sarebbe il caso che le carte le guardasse anche qualcuno che ha competenze giuridiche, perché tra l'altro c'è che, nonostante gli ordini impartiti, Confindustria Reggio, che da un anno chiede di avere accesso agli atti di KPMG per quanto riguarda la sua attività nell'ASL di Reggio Calabria, nell'azienda sanitaria di Reggio Calabria, non è mai riuscita ad averle. Ricordate che quest'estate intervenne sempre Oliverio, disse che in nome della trasparenza avrebbe fatto in modo da far avere subito a Confindustria le carte richieste, ha fatto rientrare dalle vacanze Fattarella, ma a tutt'oggi il risultato è che quelle carte restano misteriose come i segreti di Fatima, anzi no, quelli sono stati via via rivelati. E adesso è una partita che non è più solo giudiziaria, non è solo più amministrativa, è soprattutto una partita politica. La rende una partita politica l'intervento capogruppo del Partito Democratico alla Regione Calabria, Selvi Romeo, di questo gliene diamo atto, noi non siamo mai stati teneri con Romeo, con Selvi Romeo, ma gli diamo atto che questa volta ha preso un'autonoma iniziativa, scoprendo anche lui autonomamente altre malefatte imputabili al KPMG. È una questione politica, perché se il coordinatore, se il capogruppo regionale del PD pone la questione di KPMG, se il governatore chiede d'urgenza di vedere queste carte, vogliamo sperare che insomma, sia la questione venga portata nella istituzione, si faccia questo dibattito sulla salute, si faccia questa pulizia attorno a un settore che sta mortificando i calabresi, sta depredando le casse della Regione Calabria e soprattutto non sta garantendo neanche i minimi livelli di assistenza ai calabresi rispetto agli altri cittadini italiani.